mi taglierò un dito. Si prega se taglierino. Oggi un nuovo vlog. Avevo detto che preparavo la pizza. Perfetto, la facciamo assieme. E poi vi devo chiedere una cosina, perché io non sono tanto afferrata con i lieviti. Allora, vengono Patrizia e Jessica questa sera a mangiare la pizza. Mi avevano invitato a uscire a mangiarla, ma io e i bambini, perché Max va a giocare a rugby, ragazzino, quindi la preparo. Inizio ora che sono le 11.03, così metto poco lievito, perché il lievito gonfia, quindi seppure metto un sacco di lievito. Ok, iniziamo. Allora, mitico bimbi, gli impasti escono benissimo, non è che dovete comprarlo solo per gli impasti, però questi... Allora, ricetta, ma che ragù di carne, impasto per pizza, avanti. Questa sera siamo in parecchi, quindi aumento le dosi. Le mie dosi sono 440 grammi di acqua naturale temperatura ambiente, un cucchiaino di zucchero che mi serve a far lievitare. Mettete lo zucchero. Sapete a cosa serve lo zucchero nell'impasto? Non a rendere la pasta più dolce. Lo zucchero serve per aiutare il lievito ad agire. Quindi la ricetta mi dice di mettere 25 grammi di lievito. Io sto raddoppiando le dosi, quindi stare non mi viene la parola, dovrei mettere 2 panetti di lievito. Facendola alle 11, metto lo zucchero, un cucchiaino di zucchero, e metto solo mezzo panetto da 25. Si vede? 25 grammi. Dove è la primula? Avanti. 20 secondi. No, così. Per far sciogliere il lievito. 800 grammi di farina manitoba. 45 grammi di olio extravergine d'oliva. Un cucchiaino pieno di sale. Lui lavora. Qua il bimbi mi dice di trasferire l'impasto in una ciotola precedentemente unta e farla lievitare. Ho fatto così per un po' di tempo, ma preferisco metterlo nella teglia, stenderlo, così si alza. Ora vi faccio vedere. Questo è il mio impasto. Più. Tolgo questo perché mi dà fastidio. Cosa c'è, Gustavo? Cosa vuoi? Allora, prepariamo l'olio. 1, 2, 3. Olio, olio, che bella! Iniziamo da questa piccola. Mungiamo bene. Da questa piccola provo a rigirarla. Anche se fine, non importa, perché sono le 11:30 quasi, ha tutto il giorno per lievitare, perché la lascio nel forno, così non la copro, è in un ambiente chiuso e caldo, e lieviterà fino a stasera a 6:45, quando inizierò a mettere gli ingredienti. Come la fate la pizza voi? Qual è il vostro gusto preferito? Una fatta. Impasta, dai, su, impasta, tira, tira, allarga, allarga. 2 fatte. Teglia numero 3. Guardate, sì, come si è gonfiata bene.
Cos'è? Cosa si mangia stasera? Pizza. Pizza? Cosa mangiamo? Pizza. Avete visto che anche con poco lievito sta lievitando tantissimo. Sono le 4, mancano ancora 2 ore e mezze. Quindi direi che questa pizza sarà buonissima. Dai, c'è i capelli a cavolo. No, vabbè. Devo fare il vlog. Ho capito, taglia anche un pezzo di testa però. No. Questa con il tonno, un pezzo con il gorgo e un pezzo prosciutto e scamorza. Sì. Troppo Aperol. Ciao. Com'è quella col tonno? Com'è la pizza, Oli? Buona? Tonno? L'ho tagliata male. Quella al gorgonzola spazzata. Tommaso? Che brave, ho le filippine! Wow! A Jessica prima ho fatto un esperimento con le unghie e adesso le sta sistemando perché dobbiamo ancora fare un lavoretto. Dai, fa vedere. Sto sistemando qua perché vedi, c'è un po' di nero che io devo togliere perché Rossana ha sbavato un pochettino e per migliorare cosa? Mi conoscono. Va bene, mi taglierò un dito. Prendetela fuori un dito. Infatti taglia ma non possiamo fare più. No. Dai! Sì! Ti per saltare, senti. Vai, guarda! Allora cosa ci manca? Allora, diglielo alla Jess. Mamma! Oh! Mamma! Ma di tu vuoi fare? Cioè, oh! Ah! No, lei è sempre così. Voilà! Sofia che si deve asciugare. Sofia. Siete soddisfatte, bimbe, delle vostre unghie? Guarda! Ci abbiamo le unghie belle! Tu, vediamo. Lavoro finito! E dai! Da autodidatta, fate con amore! Costa!